sempre. Voleva dell'alternativa? Eccola, ci hanno scammato. Ciao pochi allenatori, siete pronti a spacchettare? Let's go! Ragazzi, ci siamo! Tocca a noi a spacchettare! Il nuovissimo set in anteprima mondiale. Mondiale. No, non rompere questa, perché la stai rompendo? Per metterlo dritto, no. Ah, diciamo cosa è successo. Noi avevamo questo box sigillato del nuovissimo set Scintille Folgoranti. E che è successo? Che sei di questi boxettini, andiamo ad aprire, no? Sì, facciamo vedere. Ah. I sei mancanti qua li abbiamo aperti in un box break del nostro canale Telegram, ricordalo. Se vi iscrivete al canale Telegram riceverete tutte le informazioni sui box break, ovvero quando li facciamo, quanto costano i pacchetti, li potete prenotare e poi faremo una live, di solito carina, organizzata, oppure incasinata. Come abbiamo fatto questo sabato. Come faremo quella di oggi di Crepuscolo Mascherato. Esatto, una live sarà incasinatissima, però voi la vedete qua su YouTube. Per partecipare però mi raccomando dovete essere nel canale Telegram, così ci sono tutte le informazioni. Ti metto il link sotto in però descrizione. Però non li abbiamo aperti tutti in live perché quattro ce li siamo tenuti per noi. Perché Fede, che cosa stiamo cercando? Dici. Pikachu. Poi? Milotic. Brava. E poi? E poi Latias. Preparatissimo oggi, ragazzi. Me l'hai detto 200 volte ormai, sono quelle che ti piacciono di più. Ne sono rimaste 4, guarda, facciamo proprio così. 2 e 2. 2 e 2, bello, sfiducia. Mi piace. Questi sono i kit pre-release che si usano per i tornei che si fanno e per spacchettare un po' in anteprima il set. Per scoprire il nuovo mazzo, no? Sì, il nuovo mazzo, poi ognuno deve giocare con le carte che trova qua dentro. È molto carino il torneo pre-release. Che non abbiamo mai fatto, no, perché noi non sappiamo giocare. Va bene, lo stesso. Ci piacciono le carte, sappiamo apprezzare la parte artistica delle carte. Siamo collezionisti. È quella la cosa che ci appassiona di più, più che il gioco, perché onestamente non l'abbiamo mai fatto. Io non giocavo, questo lo devo dire. Giocavi? No, io non giocavo. Ah, non giocavi? A Yu-Gi-Oh sì, giocavo e collezionavo. Oh, c'è un Paolo, l'avevamo già trovato in live. No, no. No. Ok, quindi questa è la quarta promo che non abbiamo trovato in live e che ha trovato adesso Fefe. Magari possiamo regalarla a qualcuno che è in live. Bella. Ci manca pure a noi. Ah, ci manca pure a noi, ok, Noi le collezioniamo queste, Quella bella che è uscita in live era quella di Magneton. Speriamo che questi quattro che escano. Visto sono usciti tre vampi aguzze. Mamma mia, speriamo. Ecco, te lo sei chiamato. Di non beccare. Ela, te lo sei chiamato, te l'ho detto, non lo devi dire. Però per noi è la prima, quindi okay, collezione va bene. Mettiamoli qua sopra, dai, così ce le abbiamo tutte che ci fanno compagnia. Dentro il kit ci sono i quattro pacchetti. Ne manca uno, eccolo qua. Infatti dicevo. E poi c'è questo foglio illustrativo che ci dice le varie regole, magari, no? Consigli per il mazzo. Bella questa. Tutta la lista delle carte. E si fa il master set, teniamo l'ambiente. Carino. Perché noi questo master set stiamo valutando, dipende come pullerà. Sono molto carine le carte che abbiamo visto nella live per la prima volta. Adesso magari ci andiamo a fermare un pochino di più, perché in live comunque eravate curiosi delle pull, dovevamo guardare i messaggi, c'erano i bambini, perché l'abbiamo fatta a casa, è stata un po' una confusione, però vi è piaciuta tanto, quindi lasciateci un like e iscrivetevi perché le prossime live non ve le potete perdere. Dai, adesso mi voglio un attimo soffermare, prima cosa sugli artwork. Ma tu ce li hai tutti? Guardate come sono belli. Ce li ho tutti. Sono stupendi. Il mio preferito è Latias. Executor. Cioè ti sorprenderò, ma secondo me la coroncina gli sta proprio bene. No, Fede. Cioè sì, secondo me gli sta proprio bene Executor. Sei è la figo. Prima che dice questa cosa. Dai, gli sta bene. I cristallizzati. No, no, mi fanno schifo i tera cristallizzati. Ah, okay. Però, infatti anche Pikachu non mi fa impazzire, nonostante sia Pikachu. Però mi piace come hanno fatto Executor, che spunta in questo modo, ci sono altre palme, cioè c'è un contesto, capito? Duraludon mi fa sempre schifo, ma è bello. Cioè, secondo a me, me piace Duraludon. Detto ponte. Detto il ponte. Il ponte, sì, l'hai detto nella live, non lo sapevo. Dai, iniziamo. Il codice al contrario, come la tradizione, perché io le mantengo le tradizioni. E facciamo pure il trick, guarda, proprio. Energia, Sigilyph, Duraludon. Cosa si è chiamato? Slipede, che qua spunta da sotto una casetta, sembra una casetta giapponese, capito? Con i fiorellini, le cose, e sotto ci sta. Carino, bella. Yamask, Scuroball. Armaruccio, un cavolatissimo, un molto guerriero, bello. Corriere di fuoco. Molto bello. Lo sguardo di Jasmine. Fede, mi raccomando. Gimmigull. Impegnati. Oh. Niente. Excadrill.
Vampaguzze, scopa! Vampaguzze ci persegue. Vabbè, però il primo pacchetto è dei bolletti. Abbiamo pullato anche molto bene in realtà nella live, per c'era voi. Per una voi. Pull box, poteva andare meglio. Sempre però... poche aspettative, quindi. Sì, no, sempre poche aspettative, poche ma un gran cuore, ragazzi. Un cuore. Energia. Che carino! Scatterback, Buffalant, Phoebus, Baccaxan, Tauros di Paldea, molto ignorante, bello, Flapple, Uxie, oh, carina, molto carina, c'è una bella illustrazione, io conosco che ma è bellissima, evoluziona, Flapple Reverse. Non mi piace. Il primo pacchetto si sa che è dei bolletti, quindi va bene così. Dai Fefe, faccia sta magia. E questo Fampi, molto carino. C'è l'illustrazione, mi sa, Fampi. Davvero, Stanfisk, ragazzi, cioè, mi ricordo troppo Salvador Dalì. Questo non mi piace, Dedenne è molto carino, Wolverine non mi piace, Arma Rouge di nuovo, Bacca Pasflo, Sfilla che fa il bagnetto, carino. Oh. Charca ha detto che bella questa illustrazione. Bella, mi Megaiu, mi è piaciuta. Megaiu. Oh, e il Terrapagos. Che ti perseguita. Anche lui. Anche il tartarugone. Orrendo. Beh, però pure il secondo è dei bolletti. Ragazzi, speriamo qua di invertire un po' questo andamento, perché questi box voti potevano andare un po' meglio. Io ho la mia teoria che qua veramente le pull siano pochissime qua dentro, perché alla fine viene dato solo per far divertire, no, i ragazzi che vogliono Arma scoprire Rouge. Il nuovo set. Però obiettivamente il pullone qua dentro non ce ne stanno, invece... non le abbiamo trovate. Ah, niente. Anche se volta... abbiamo trovato... trovato nella live la allenatrice alternativa. È buona, è importante, capito? Cioè, è almeno una bella una carta. Uscita. Non abbiamo trovato nessuna alternativa di Pokémon. Io me la sento. Questo è il pacchetto giusto, Fede. E invece no. No. Mi spiace. No, non lo so. L'ultima è una holo sicura. Ah, niente! Bella, Ciao, in mezzo alle montagnucce, ma sei proprio bella. E Execute, ragazzi, ci sono due illustrazioni di Execute. Questa per me è pazzesca, di Okobu. Okubo. Lasciamola qua perché ti devo far vedere la seconda. Questo cast form per me è stupendo. Mi piace tantissimo questo stile un po' così. Mesprit, Registeel. Mesprit all'illustrazione. E Spatra. Molto, molto Victini, carina. Victini, disegnato da 0313. Mazza. More, non lo so, Morelul. Il nome d'arte. Niente. Eternatus Reverse. Eternatus. Mazza, scopa. Dai, trova l'altro Execute. Caccia all'Execute. Me la sta tirando. No, devi dire il Latias. Caccia al Latias. Dai, dobbiamo essere realistici. Qua si pulla poco, dai, su. Sto set. No, in questi pre-release. Quelli che ti danno prima, insomma. No, invece io ci credo. Cioè, neanche l'illustrazione. Oh, bella. Melodic, molto che bella. Abbiamo trovato anche in live, ma è bellissima. Molto come bella. Yes. Ma ha dei colori vividissimi, ben definita nell'immagine. Mi piace veramente tanto. Poderina. Ultimo pacchetto del primo kit pre-release per me. Finora non sta andando benissimo, Fede. Sta andando tutto male. L'energia, levamola, basta. Ah, così. Niente, ma... trick. Ecco, ci sta la bolla, ci sta. Attenzione. Sarà una EX semplice. Manchi, grazie. Zebebe Striga. Maril, ma è bellissimo così disegnato, che carino. Rellor, sempre Oddio. Impegnato a rotolare. Rellor da sotto. Azumarill pure stupendo. Annihilape molto bello. Figo. Monk Gravità. Monk? Monte. Annihilape. Beh, Fede, in illustrazione. Che Zanguse. Brilla, ma ci sta? Oh. Bacchetta bello. Gioco rilassante. Ma che? Ma Fefe? Una cosa a luci rosse. Si può dire? Dai. Oh, ecco la pull. Flamigo EX, carino. Non lo so. Poverina. Non lo so se mi piace molto questo Flamigo. Beh, rispetto eh? Al Milotic, diciamo, c'è netta differenza. È molto più bello. Perché lo chiami Milotic? Milotic, come lo chiami? Milotic. Vabbè. Non lo so, io li l'ho sempre chiamati a modo mio Pokémon. Finora una EX per ogni boxettino, ma... Che bello. Io ho l'ultimo pacchetto. Sei fortunato? Vediamo. No, qua ci serve una bella pull. Kit deduttivo. Sero legge. Che legge? La solita battuta, ma... però tu l'aspettavi, mi hai anche guardata. Guarda, questa illustrazione, pronta? Oh,
Ah, Tima. Forse dopo. Oh. No, è Vampiaguzze, basta, non ce la faccio più. Va bene, dai. L'incubo di ragazzi, qua comunque ci divertiamo sempre, questa è la prima cosa, ma ogni tanto dovremmo anche pullare un'alternativa, giusto? Quando usciranno tutti i nuovi prodotti di Scintille Folgoranti, ci divertiremo a spacchettare, magari anche con i bambini, perché questa cazza di Pikachu secondo me va fatta con loro, anche perché Tommy... Ancora nessun Pikachu. No, nessun Pikachu, Tommy è l'esperto dei Pikachu, è quello che li pulla, li sente, li fiuta. Quindi Tommy spacchetterà tanto. Speriamo bene. Me. Io non ricordo l'ultima alternativa Pokémon che abbiamo trovato. No, forse bello. L'Altaria, l'ultima. Oh, sempre. Attenzione! Magneto, dai. Niente. No, vabbè, non riusciamo scopa a completare il quadretto, però queste qua davvero molto belle. Il Magneto è bellissimo. Mamma mia, stupendo. Chi l'ha fatto questo? Questo l'ha fatto Mizuno. Pronta altra sfida? No, amore, è un segno! Non ci credo, è fallato. Amore, è un segno. C'ho io tutti e quattro come prima e tu adesso tre pica. Amore, è un segno. Dai, forza, Fefe, pulliamolo. È il momento. Ragazzi, volevate l'alternativa? Sta arrivando. Eccola. Alternativa Pokémon. E ti dirò di più, metto in palio per questa sera un gelato. No. Eccolo lì. C'è? So Snorlax che onestamente non mi fa impazzire, mi dispiace. Mi spiace, ma così indefinito. Bello, Magneton pure. Figo lui. Contendo. Cioè, mi dispiace, ma mi sembra proprio poco definito. Ecco, io amo i contorni un po' più definiti. Forti. Sì. Niente, perfetto. Fancy. Ecco, figo. Ma che segno era? No, ma ce ne sono tre. Cioè, scusami. Aspettate. 3 su 4 erano di Pikachu. Qualcosa vorrà pur dire, Cioè, non è possibile. Perfetto, ti non ricordo più. Che qua siamo pari. Facciamo pari ancora in questa sfida. Una EX a testa, ma raga, le pull grosse dove stanno? Non lo so. Non sembra, non ci sia niente ecco, nemmeno in questo mannaggia. Pacchetto. Bello, bellissimo. Bello, Volcarona, Registeel, Espatra, Victini. Carino il Leptile. Oh, niente. Mamma mia. Ragazzi, ma le pull. No. No, non c'ho. No, io non la voglio manco vedere. Usala tu per qualcosa. Non la voglio manco vedere. Mettila nel tuo album, no, basta. Non mi piace non nemmeno. Non ce la faccio più, Vampiaguzze. Amore, ma che devo farti? Non è colpa mia. Siamo perseguitati da Vampiaguzze. Sento che gratta, Allora, o sto stampando male, o qualcosa c'è, No, sarà la reversa. Swablu in un mondo incantato, tipo acquerello. Bellissima, guarda c'è l'acqua qui, Andiamo avanti. Rotom, vibrava, che? Ora non più. Ah, bella questa. Krefki, in questo ambiente un po' moderno. Crinalado, no. Bacchetta, già mi sono espressa. Bruxish, questo serve al mio album. E poi abbiamo Spiupa. Volcarona, Vedi. Ho ancora 2 pacchetti di Pikachu. Ma questo set pulla davvero così male? No, amore, secondo me sono questi qua che sono un po' così. Così po' vuoti, un po' vuotini. No, è che ti aiutano a farti il mazzo. Cioè, non è il loro scopo, non è farti pullare la carta alternativa. Ti fanno capire un po' come ti puoi fare un nuovo mazzo da gioco. Ogni tanto, però. Ogni tanto succede, ma non a noi. Una pulletta. Non a noi. Non ci farebbe male, Ma un'illustrazione. Niente. Ragazzi, oh. Oh, il castellino pane e vino. Un'altra EX. Vabbè, però questa è un'EX alternative, no? Una EX Terra Crystal, come si chiama? Terra Crystal, ma malissimo. EX Terra Crystal. Malissimo. Più che altro bruttina. Ne facevamo decisamente a meno. Vabbè, meglio di un coso, un Vampiaguzze. L'ennesimo Vampiaguzze, scusa. Vado a sentire? No, Fede, non ha portato bene. Cioè, no. Secondo me sono stampate male. Ma che vuol dire? Se gratta. No, c'hanno una consistenza strana, non liscia. Sembrano comunque fatte un po' così. Glimmet, Magnemite che prende il sole. Pansier. Oh, Oranguru. Oranguru. Il contrappeso. Questo è arrabbiatissimo, Braviary, praticamente volando con gli artigli, arrabbiatissimo, mi piace, però posso dire, fatta bene. C'è del movimento. Dinamica, sì. Espatra. Un'illustrazione. Kilowattrel. Una.
niente. Invece niente, amore, no, nell'ultima. C'è un Pau. C'è un Pau. Sì, però se le senti, sono strane, hanno una consistenza strana queste carte. Ci hanno scammato. No, amore, proprio che siamo noi così. No, ci hanno scammato. Non è possibile. Cioè, nell'illustrazione, un'alternativa. Cioè, sono 16 pacchetti in totale. Lo so io perché. Era questo il problema. Oddio, carino. Questo mi piace, vedi, ad esempio, nonostante i contorni. Quax è stupendo. Ma questo è orrendo. Tauros. Contrappeso. Eccoci qua. Vediamo se c'è l'illustrazione. Oh, niente. Cielo. Carino, però sto disegnando. Oh. Niente. Ragazzi. L'ultimo pacchetto o non è adesso possibile, io non ho trovato niente. O mai più, per te. Io non ho trovato niente, non è possibile. Zero. Quattro pacchetti completamente vuoti. Non è neanche corretto, insomma, no? Quattro pacchetti vuoti. Cioè, vabbè, non sento, vabbè. Lasciamo, vabbè, aspettiamo. Attenzione, eh. C'è niente. Completamente vuoto. Vuoto. Menti. Beh, eccolo! Ah, eccolo! Peccato. Kayama! Vedi le soddisfazioni? Oh, si spacchettamente. Guarda come sono belli! No, vabbè! Io li amo! Mettiteli così, guarda come sono belli! Strano, che l'hanno fatte tutte e due. Perché sono diverse, ma stupende! Ma pure l'attacco è diverso. Sì, hanno attacchi diversi. Insomma. Bello, bello, cioè bello. Particolare. Ti piacciono? Bravo Fefei, che nota di più? Questi dettagli. Forse questo, più colorato. Sì, anche secondo me, però lo stile di questo lo trovo super ignorante, cioè bello, capito? Cattivo, proprio cattivo, dente, bello. Sì. Ah, guarda! Evviva! Ma mi chiedo, ci sarà un doppio executor pure? Certo. No. Non l'abbiamo trovato. Oh, che ci siamo noi! Vedi che bello questo pacchetto completamente inutile. Bella, bella. Mi piace. E poi Togekiss. Bello, eh? Vado. Congratulazioni. Grazie. È stato bello, ciao, ciao. Vieni, dai. No, basta, Alessandro. Fede, dai. Vieni. No, dai, no, veramente. Dai, cioè, c'è l'ultima speranza. No. Pikachu, soffia, Fede. No, che brutto gesto, Fede. Ho fatto una pernacchia. Se qua non c'è niente. No, amore, cioè, adesso io devo spacchettare qualcos'altro, perché... Ma che pizza. Sì, non è stato un bello spacchettamento, però ci siamo divertiti, dai. Dirtaglia. No, allora, io non mi sono divertita, non mi sono divertita. Credo non ci sia niente nemmeno qua, ma credo quindi che questo set pulla davvero pochissimo. Ma no, sono i pre-release. Ma sì, Fefe. No, fidati di me. Allora, apriremo. Io vedo gente che trova un sacco di cose, pure sul perché gruppo Telegram. Sempre perché hanno mandato la foto. Cioè, ma ragazzi, non sono noi, guardate, noi siamo poche aspettative. Un altro Cempao. Bene, 16 pacchetti per trovare 2 EX normali e una Tera cristallizzata. Malissimo, ragazzi, speravo meglio, però sono contento perché almeno vuol dire che in live abbiamo pullato meglio di questi 4. Certo, sì, abbiamo pullato meglio per voi che per noi, quella è una cosa sicuramente positiva. Cosa. Però, raga, che pizza, cioè quando è così ti prende proprio male. Anche perché non abbiamo visto carte più particolari, ecco, del set normale. Sono belle però, hanno fatto un ottimo lavoro. Personalmente, come ho detto, Execute secondo me è stupenda come l'hanno fatta, tutte e due. Ce ne sono altre pure molto belle. Carte, ecco, illustrazioni, queste qua non le possiamo giudicare perché non le abbiamo viste, quindi insomma le vedremo nei prossimi spacchettamenti. L'8 uscirà il set, siamo super carichi. Yes. Voi mettete mi piace a questo video, commentate con la pull che vi è piaciuta di più. Non è difficilissimo, eh? E ci vediamo al prossimo spacchettamento. Ciao! Ciao.